In occasione della giornata nazionale dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro, non sono mancate purtroppo notizie di nuovi drammi su questo fronte, con la morte di un giovane vicentino, 29 anni, travolto da un bancale di finestre, mentre è rimasto gravemente ferito un altro giovane precipitato da un ponteggio da un'altezza di 6 metri a Brescia. In questa giornata, anche in Toscana, l'AMNI, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, ha organizzato vari momenti per la 74esima edizione per ricordare purtroppo le tante troppe vittime sul lavoro anche nella nostra regione, dalla tragedia sul cantiere Sierlunga di Firenze alla centrale Bargi di Suviana, solo per citarne alcune. Qui vediamo le celebrazioni a Rosignano con lo slogan Vivere un diritto, il lavoro sicuro, un dovere. Sicuramente dobbiamo insistere anche iniziando già dalle scuole, come stiamo facendo con i testimoni della sicurezza, dobbiamo entrare nelle fabbriche, dobbiamo far capire a chi lavora e chi sarà il futuro lavoratore che basta una frazione di secondo e la vita, ammesso che ti rimanga, ti cambia completamente e cambia completamente alla famiglia. Noi come AMMI stiamo lavorando, soprattutto a livello nazionale, affinché vengano modificate determinate leggi, determinati articoli. Ci sono delle leggi che tutelano i lavoratori, ma probabilmente dove c'è una legge poi c'è qualcuno che cerca di aggirarla. Noi insisteremo perché ogni giorno noi è il nostro compito, perché noi sulla propria pelle portiamo quello che ha provocato la mancata sicurezza. In questa giornata a Rosignano si è svolta anche una particolare inaugurazione. Il comune di Rosignano inaugura la panchina, sarà una delle prime panchine che inaugureremo qui nel comune di Rosignano in memoria dei caduti del lavoro. Ma vorrei anche ricordare non solo le vittime del lavoro e chi ha subito un infortunio, ma vorrei ricordare anche chi ha contratto una malattia professionale, perché comunque quelli vengono ricordati poco e purtroppo sono tanti.